Ciao! Sai che è uscito il nostro magico libro Racconti di Natale? Troverai un sacco di storie magiche fantastiche, illustrazioni che ti faranno volare con noi nel periodo più bello dell'anno. Clicca sul link nella descrizione del podcast per scoprire di più oppure cerca su Amazon Racconti di Natale Podcast. E intanto, buon ascolto! Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale, le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. La ricerca di Stella. In un piccolo e incantevole paesino, la neve aveva coperto tetti, strade e alberi con un candido manto bianco. Mentre il Natale si avvicinava, l'atmosfera era elettrizzante e ogni angolo del villaggio era pervaso da un sentimento di gioia e aspettativa. Dalle finestre delle abitazioni le luci natalizie brillavano intensamente, illuminando la neve circostante e riflettendo mille colori. Passeggiando per le strade, l'aria fredda e cristallina portava con sé il profumo avvolgente della cioccolata calda, mescolato al dolce aroma dei biscotti appena sfornati che le nonne preparavano per i loro nipoti. In quello scenario da cartolina viveva Stella, un cane dal manto lucente e dagli occhi scintillanti. Con la sua vivacità e la sua dolcezza, Stella aveva sempre portato gioia e allegria ovunque fosse andata. La sua più grande compagna d'avventure era Luna, la sua padroncina, con la quale aveva condiviso tanti momenti di gioco e tenerezza. Tuttavia, un giorno tutto era cambiato. Luna aveva deciso di trasferirsi in una terra ancora più gelida e distante, e Stella non aveva capito il perché. Il suo cuore si era spezzato quando si era resa conto che Luna non era più lì con lei. Certo, era rimasta con i nonni di Luna, che l'avevano coccolata e amata, ma nel suo cuore una piccola fiammella di speranza continuava a bruciare, alimentando il desiderio di ritrovare la sua amata padroncina. Stella si aggirava per la casa, ogni angolo le ricordava Luna. Una mattina, mentre si stiracchiava sulla veranda, una decisione prese forma nel suo cuore. «Devo trovare Luna», pensò. Con la coda alta e il muso rivolto verso l'orizzonte, Stella iniziò il suo viaggio. La neve era alta fino alle sue zampe e il vento soffiava freddo e pungente, ma niente poteva fermarla. Dopo qualche ora di cammino, una volpe arancione con una coda folta attraversò il suo percorso. «Dove stai andando, piccola amica?» chiese la volpe con curiosità. «Sto cercando Luna, la mia padroncina. Si è trasferita e devo trovarla», rispose Stella con gli occhi lucidi. «Ah, ho visto un umano camminare verso nord qualche giorno fa. Potrebbe essere lei», disse la volpe indicando con la coda la direzione. Stella ringraziò la volpe e riprese il suo viaggio. Poco dopo, inciampò in una buca nascosta dalla neve e venne aiutata da un coniglio bianco, bianco come la neve. «Dovresti stare attenta, amica mia. Questo bosco può essere pericoloso», lo avvertì il coniglio. «Grazie», disse Stella. «Sto cercando Luna. Hai visto degli umani di recente?» Il coniglio rifletté un attimo. «Ho visto delle impronte che portavano alla montagna lì», disse indicando con le orecchie una montagna lontana. «Potrebbero essere le sue!» Mentre il sole iniziava a calare, Stella si rese conto che aveva bisogno di un posto dove riposare. Proprio in quel momento un gufo volò giù da un albero vicino e disse: «Ho ho! Ho ho! Sembra che tu abbia bisogno di aiuto», disse il gufo. «Vieni, ho un nido caldo dove puoi riposare per la notte». Grata per l'ospitalità, Stella seguì il gufo.
Quella notte, sotto le stelle brillanti e con il suono del vento tra gli alberi, Stella si addormentò, sognando di ritrovare Luna. Il mattino seguente si svegliò rinvigorita e pronta a continuare il suo viaggio. Dopo aver ringraziato il gufo per il suo rifugio, si incamminò verso la montagna indicata dal coniglio. Tuttavia, non aveva fatto i conti con il fiume gelato che si frapponeva tra lei e la sua destinazione. Con cautela, Stella si avvicinò al fiume. Il ghiaccio sembrava solido, ma sapeva che un passo falso avrebbe potuto essere fatale. Mentre attraversava lentamente, poteva sentire il ghiaccio crepitare sotto di lei. Ogni passo era un ricordo di Luna e la determinazione di Stella cresceva. Finalmente, con un sospiro di sollievo, raggiunse l'altra sponda. Ma la sua gioia fu di breve durata. Da dietro un grosso albero, un lupo affamato emerse. I suoi occhi erano fissi su Stella. Il cuore di Stella batteva forte, ma pensò a Luna e alla promessa silenziosa che si era fatta di ritrovarla. Abbaiando forte e decisa, Stella fece capire al lupo che non aveva intenzione di diventare la sua preda. Dopo un lungo scontro di sguardi, il lupo decise che non ne valeva la pena e si ritirò nel bosco. Mentre Stella proseguiva, il cielo si oscurò improvvisamente e una tormenta di neve iniziò a imperversare. Non si vedeva quasi nulla e Stella si sentì disorientata. Tuttavia, ogni raffica di vento, ogni fiocco di neve che le si posava sul muso, le ricordava Luna. Chiudendo gli occhi, immaginò la voce di Luna che la chiamava e, seguendo quell'eco lontana nel suo cuore, continuò ad avanzare. Ogni ostacolo che Stella incontrava lungo il cammino non era altro che un promemoria di quanto fosse forte il suo amore per Luna. E con quella forza, Stella sapeva che niente l'avrebbe fermata. Era l'alba quando, sfinita ma determinata, raggiunse le porte di un nuovo paesino. Questo luogo sembrava avvolto in una magia ancora più intensa. Ogni edificio era ornato di ghirlande e luci, e la neve che ricopriva le strade brillava come diamanti sotto i raggi del sole nascente. Mentre Stella si aggirava per le strade, un bambino avvolto in un caldo cappotto rosso si avvicinò a lei. «Ciao, piccola! Cosa fai qui da sola?» chiese il bambino con occhi curiosi. Stella abbaiò dolcemente, sperando che il bambino potesse aiutarla. Notando la medaglietta sul suo collare con su scritto «Mi chiamo Stella e sono un'amica di Luna», il bambino esclamò «Oh, conosco una signora che si chiama Luna! Vive proprio qui!» E senza attendere una risposta, prese Stella in braccio e la guidò attraverso le strade innevate. Arrivarono davanti a una casa particolare. Era avvolta in luci scintillanti che sembravano danzare al ritmo di una dolce melodia. Stella riconobbe immediatamente quella voce. Sentì la voce. Era di Luna, che cantava una canzone di Natale. Senza esitazione, Stella corse verso la porta e abbaiò con tutta la sua forza. La porta si aprì, rivelando Luna con gli occhi lucidi di lacrime. «Stella! Sapevo che saresti venuta a cercarmi!» esclamò Luna abbracciando il suo amato cane. Il bambino, sorridendo, disse «Sapevo che appartenevi a qualcuno di speciale!» Luna ringraziò il bambino e invitò lui e Stella a entrare per festeggiare insieme il Natale. All'interno della calda abitazione, il tepore del camino avvolgeva ogni angolo della stanza. Luna e Stella, sedute vicino al fuoco, si scambiavano sguardi carichi di emozione e gratitudine. Luna accarezzò il pelo lucido di Stella e disse «Mi dispiace, piccola. Mi sono trasferita temporaneamente per lavoro, ma avevo intenzione di tornare a prenderti non appena mi fossi sistemata. Non avrei mai pensato che avresti intrapreso un viaggio così lungo e pericoloso per me». Stella, con uno sguardo che parlava più di mille parole,
le fece capire che nulla avrebbe potuto tenerle separate. Il bambino, seduto accanto a loro, allora prese una chitarra e iniziò a suonare una dolce melodia natalizia. Luna si unì a lui, cantando con una voce melodiosa, mentre Stella li accompagnava con qualche allegro ululato. La stanza si riempì di risate e canzoni, e il trio festeggiò il Natale come una vera famiglia. La magia del Natale aveva unito tre anime destinate a stare insieme. E mentre la neve cadeva silenziosamente fuori, il calore dell'amore e dell'amicizia riscaldava i loro cuori. E così, in quella notte magica, la fiaba di Stella e Luna si concluse, lasciando però per noi un messaggio di speranza, amore e perseveranza, perché non importa quanto grandi siano gli ostacoli, l'amore troverà sempre la sua strada. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi. E mi raccomando, non perderti il nostro libro, Racconti di Natale. Alla prossima storia!